Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come fare il bind della ricevente FR Sky 4XR alla radio Taranis QX7. Colleghiamo il nostro ricevitore al flight controller, ricordandoci di mettere il cavo segnale in basso, i 5V al centro e la terra in alto. Per lavorare meglio, rimuoviamo la protezione in cartone. Accendiamo la nostra Taranis. Oltre alle operazioni di bind, faremo anche il settaggio del failsafe per non avere più questo messaggio all'accensione della radio. Adesso accediamo al menu cliccando il tasto centrale. Poi andiamo nella pagina 2, cliccando il tasto page, e quando siamo in setup giriamo la rotella in senso antiorario fino a trovare mod. Quando siamo su mod, clicchiamo invio e dobbiamo settare D16. Una volta che abbiamo raggiunto D16, clicchiamo invio. Adesso siamo pronti per effettuare le operazioni di bind. Per quanto riguarda il flight controller, alcuni modelli riescono ad alimentare il ricevitore direttamente dalla porta USB, mentre altri invece hanno bisogno di essere collegati alla batteria LiPo. Nel mio caso, per alimentare il ricevitore basterà collegare solo la porta USB senza bisogno di collegare il flight controller a una batteria LiPo. Quindi andiamo su BND, che significa bind, clicchiamo su Enter e sentiremo questo segnale acustico. Adesso clicchiamo su questo bottone e colleghiamo il flight controller alla porta USB per alimentare il ricevitore. Clicchiamo e colleghiamo la porta USB. Notiamo che la luce diventa rossa lampeggiante e verde solido. A questo punto possiamo scollegare e ricliccare su Bind. Adesso colleghiamo di nuovo la porta USB al flight controller e come vedete la luce diventa verde solido, il che significa che il ricevitore è correttamente bindato. Se a questo punto della procedura avete sia una luce verde sia una luce rossa sempre accese, significa che c'è incompatibilità tra il firmware del vostro ricevitore e il firmware della radio. Bisognerà quindi cambiare il firmware del ricevitore. In un prossimo video vedremo anche come fare questa operazione. Adesso settiamo il failsafe. Giriamo la rotella fino ad arrivare su Failsafe e clicchiamo Enter. Adesso lampeggerà e avremo a disposizione varie opzioni. Hold, che significa mantieni l'ultima posizione nota, è l'opzione più sconsigliata e non va mai utilizzata. Poi abbiamo Custom. Custom significa personalizzata e possiamo scegliere noi che valore dare agli stick quando il quad andrà in failsafe. Infine abbiamo No Pulse, che è l'opzione consigliata per i mini quad racing o acrobatici. Con No Pulse, quando la radio e il ricevitore perderanno la comunicazione e si avrà quindi il failsafe, il ricevitore smetterà di mandare qualsiasi segnale al flight controller e il risultato sarà che il mini quad non avrà più nessun impulso, quindi semplicemente cadrà a terra, che è appunto l'opzione migliore per i mini quad. Clicchiamo quindi invio. Adesso abbiamo settato il nostro failsafe. Spegniamo quindi la nostra radio. Riaccendiamo. E vedete come non abbiamo più il segnale di avviso failsafe all'accensione e il nostro ricevitore ha la luce solida verde, il che significa che è bindato. Infine possiamo rimettere la protezione in cartone. Ecco qua. Questo era il mio tutorial su come effettuare le operazioni di bind e settaggio failsafe sul ricevitore FR Sky X4R. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e non dimenticate di iscrivervi al canale.